La Presidente Boldrini non potrà essere presente con noi a causa di impedimenti istituzionali non derogabili alla Camera. Però ci ha inviato un messaggio che pregherei Serena Dandini di darne lettura. Secondo stime recenti sarebbero poco più di 1.400.000 le donne che hanno deciso di mettersi in gioco e di investire con successo sulle proprie capacità e sul proprio talento. Questo dato ci colloca ai primi posti in Europa per il numero di imprenditrici e lavoratrici autonome ed è in netta controtendenza rispetto al dato drammatico dell'occupazione femminile nel nostro paese. Eppure sono molte le ricerche che dimostrano come le capacità femminili siano una delle risorse su cui puntare per uscire dalla crisi. È accertato infatti che più sale il tasso di occupazione femminile, più aumenta il prodotto interno lordo e che un accresciuto ruolo delle donne nella creazione di benessere ha riflessi positivi sulla società nel suo complesso. Si impone dunque un cambio di passo nelle politiche nazionali, indispensabile a colmare il ritardo accumulato rispetto agli obiettivi e agli orientamenti comunitari. Nel manifestare tutto il mio apprezzamento per il vostro appuntamento, vi faccio i migliori auguri per il successo dell'iniziativa. Laura Boldrini. Il nostro convegno di oggi, imprenditrici protagoniste di una nuova crescita, ha voluto presentare alle realtà parlamentari e del governo soluzioni e tutte le problematiche rilevate all'interno dell'imprenditoria femminile, ma facendo leva soprattutto su quelle energie, su quelle forze che le imprenditrici possono mettere in campo per poter far crescere l'economia. Si è parlato di barriere culturali come delle barriere che sono anche dentro l'economia. Il credito bancario, una cosa che io non avevo fatto mai una considerazione su questo. Le donne ricorrono meno al credito già anticipando il rifiuto, quindi è un problema culturale e fattuale che viene introiettato. Poi c'è effettivamente un maggior rifiuto che si è orientato al genere, ma anche che dipende da fattori oggettivi, cioè dalla dimensione, dalla struttura dell'attività, dal settore dell'attività, dall'età dell'impresa, cioè tutti i fattori che portano, che sono più presenti, più tipici dell'impresa femminile, che determinano una maggiore difficoltà nell'accesso al credito. L'altro aspetto molto importante è quello delle garanzie, quello che si riscontra è una richiesta di garanzie più alte e tassi di interesse più alti. E proprio su questo tema noi poi interveniamo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico con questo fondo di garanzia che dovrebbe finalmente partire. Punto cruciale, adesso non lo sto a descrivere, ma di questa sezione speciale del fondo di garanzia è rivolto all'imprenditoria femminile, è proprio quello di fornire appunto una garanzia immediatamente spendibile attraverso un voucher e quindi di superare uno di questi ostacoli. È una pecca del nostro paese non avere più donne imprenditrici, perché questa è una caratteristica che anche nel mondo globalizzato vale e vale molto. Per cui io credo che le donne debbano presentare il loro bigliettino da visita. Poi il sistema bancario è un problema un po' per tutti in questo momento e certamente ancora di più per le donne. Credo che davvero noi siamo un po' indietro come paese nel comprendere questo, perché la figura della donna angelo del focolare resta e si ripete anche nelle generazioni. Direi che questo è il dato che dobbiamo un pochino scardinare, proprio perché le caratteristiche delle donne possono aiutare l'impresa, possono aiutare la rinascita dell'impresa, come diceva anche la Presidente, cioè attraverso le donne può esserci questa ripartenza difficile del nostro paese, però una strada dobbiamo trovarla. La quantità di donne autoimprenditrici nel momento in cui tutti stanno a casa, piangono, cioè un fenomeno come una contro, come dei salmoni che risalgono la corrente. Che succede? Che cosa avviene all'interno delle imprese italiane? È un fenomeno che dura da anni, che è il frutto di una storia, di una cultura, in questo credo anche italiana, una storia bella italiana, cioè una storia bella di un paese che quasi antropologicamente è vocato all'autoimprenditorialità, no? E dove la parte femminile è una parte importante, equipollente direi, insomma, una botta di ottimismo a quella maschile, no? E quindi oggi anzi c'è un esercito in marcia per conquistare posizioni con determinazione, con volontà. Noi l'abbiamo come CNA capito, quindi sta emergendo anche nella nostra confederazione, una confederazione che ha
oltre 400.000 imprese aderenti, insomma, abbiamo, in cui un 30-35% sono imprese al femminile, in cui i nostri organi dirigenti stanno irrorandosi di questa nuovo gene, insomma, no? Che è il gene femminile. Io stimo, spero, mi auguro, stiamo lavorando perché il prossimo organo massimo di direzione della Confederazione veda una presenza femminile intorno al 50%. Dateci la possibilità di farle crescere queste imprenditrici, perché numericamente abbiamo veramente una grande forza per poterle aumentare e poterle occupare.